ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A me sicuramente un angelo custode mi ha salvato, perché mi ha fatto passare il cuscino che era gonfiabile. Non avevo più le forze, ero stremata. Patrizia Signorello è una donna coraggiosissima che ha visto la morte in faccia la notte dell'alluvione. Era residente qui a Pianello in via ex Arcivise 108 da soli 2 giorni. E mia figlia aveva scelto questa zona proprio per farmi respirare, perché io provengo da Milano dopo 40 anni e praticamente mi hanno detto: mamma, vai lì, almeno respiri un po' d'aria pura. Patrizia abitava a poche decine di metri dall'abitazione dove sono morte 3 persone ed ha miracolosamente respinto la furia dell'acqua grazie al proprio istinto, riuscendo a salvare anche il cane. Perché avevo una cagnolina di una mia amica del cuore, l'ho presa, che praticamente sorda, cieca e tutto il resto, ha zampettato, l'ho sentita, l'ho presa per la pettorina e me la sono messa sotto braccio. Il tempo di metterla sotto braccio praticamente si è allagato tutto, si è aperto tutto, si sono aperte tutte le finestre, sono entrato, cioè è arrivata uno tsunami, un'onda. E lei come si è salvata? Scappando dove? Qui in questa stanza, dove praticamente ci sono dei tubi. Si è aggrappata ai tubi? Sono aggrappata ai tubi, fortunatamente sono una persona, io sono nata a Trapani, per cui so nuotare, so galleggiare, per cui ho cercato di sostenermi per 1 ora e mezza, poi la grazia vuole, non so, di Dio o l'angelo custode, mi ha portato davanti un cuscino che si è gonfiato. L'ho toccato, non affondava, ci siamo messi sopra quel cuscino, come galleggiante praticamente. E lì abbiamo atteso che l'acqua scivolasse giù. Grazie a tanta solidarietà, Patrizia sta lavorando da settimane per ripristinare la casa dove ha vissuto solo 48 ore e vuole assolutamente portare a termine l'impresa. Io rientrerò a casa mia, perché questa è casa mia.